Benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Finché aspettiamo ancora qualche partecipante, rompiamo un attimo il ghiaccio, così io mi presento, sono Roberto De Giorgio, che sono il Business Developer di InfoMind, ormai tanti di voi magari mi conoscono, sono 11 anni che seguo il mercato dell'office automation in Italia. E qui con me oggi ho Antonella Valerio, che in InfoMind si occupa dello sviluppo di progetti di business intelligence. Desidero inoltre, oltretutto ringraziare i colleghi del marketing, Veronica Bordin e Nicola Lorenz, che ci danno l'opportunità di presentare appunto questi eventi che sono appunto addetti alla regia. L'evento di oggi è un proseguio praticamente del webinar che abbiamo fatto il 3 febbraio, che riguardava appunto la redditività dei contratti vista dal punto di vista, diciamo, funzionale attraverso appunto il nostro ERP Radix. Oggi invece, tramite appunto l'ausilio di Antonella, vedremo la parte, diciamo, di business intelligence dedicata appunto all'office automation. Utilizzando degli strumenti diversi, diciamo così, più smart, che sono appunto interfacciati con Radix. Parliamo appunto della Power BI della Microsoft. Dovrebbe essere un webinar un pochino atipico, diciamo che non sarà solamente una presentazione proprio della soluzione del prodotto, ma diciamo che abbiamo raccolto tutta una serie di osservazioni, di domande che ci avete posto nell'arco appunto di questi anni di attività, e attraverso appunto Antonella cercheremo di darvi delle risposte, ma soprattutto di farvi vedere in maniera esaustiva, diciamo così, quelli che sono, diciamo, gli aiuti che arrivano appunto da questi strumenti. Sarà una presentazione indicativamente sui 40 minuti. Lasceremo naturalmente spazio a fine, diciamo, della presentazione a delle domande che ci potete porre attraverso i consueti strumenti che conoscete, appunto di Zoom, che sono i tastini che trovate sotto, no? Question and Answer, piuttosto che la chat, dove cercheremo o cercherò di darvi delle risposte, diciamo, appunto alla fine della presentazione. Antonella, invece, diciamo, ci presenterà degli template, diciamo, specifici per il settore dell'office automation, che saranno appunto la gestione dei contratti, la gestione del parco macchine, la gestione del service e un ultimo report che abbiamo appunto realizzato di recente che riguarda la finance aziendale. Bene, prima di partire, magari per chi non ci dovesse conoscere, vi do qualche informazione circa la nostra organizzazione. InfoMind fa parte del gruppo ACS, è una software house italiana che da quasi 40 anni, diciamo, serve le aziende del settore office automation. Ad oggi siamo all'incirca 130 collaboratori, abbiamo oltre 40 anni di esperienza nel settore dell'office automation, fatturiamo più di 13 milioni di euro. E abbiamo oltre 2.000 clienti attivi che seguiamo appunto nel loro percorso di digitalizzazione. Naturalmente non sono tutti clienti nel settore Office Automation. Siamo partiti, come dicevo, 40 anni fa dall'Alto Adige, ci siamo espansi un po' in tutto il territorio nazionale. Ad oggi abbiamo 6 sedi, che sono la sede di Bressanone, Bolzano, Trento, Venezia, una sede a Monaco in Germania e Verona. Proprio Verona, la notizia è di pochi giorni fa, abbiamo acquisito una nuova sede molto più capiente, molto più grande. Avremo piacere poi di invitarvi, regole Covid permettendo, nei prossimi, diciamo, nelle prossime settimane. Allora, io direi che vi ho spiegato prima come interagire con noi attraverso appunto lo strumento di Zoom, che sono le domande e risposte piuttosto che la chat. Vi dedicherò dello spazio appunto alla fine della presentazione di Antonella, scusami.
E niente, ti passo la parola, Antonella, così possiamo cominciare con la presentazione. Benissimo, grazie Roberto, grazie ai colleghi che hai già ricordato e benvenute e benvenuti a questo webinar. L'obiettivo, in parte Roberto ci ha già spiegato quale sia, è quello di darvi una panoramica di alcune risposte alle domande chiave del business nell'area del printing automation, dell'office automation. E quindi abbiamo raccolto all'interno di Infomines, con la nostra esperienza, la conoscenza dei nostri clienti, alcuni punti cruciali. Abbiamo provato a raccogliere queste risposte all'interno di una serie di analisi. La prima analisi dalla quale partirei è un'analisi relativa alla redditività dei contratti, ma prima di entrare nello specifico di indicatori, visual, eccetera. Volevo semplicemente spendere una parola per chi ancora non conosce la Business Intelligence di Infomines e per chi non ha familiarità con questo tool. Adesso io vi sto presentando il mio monitor dove trovate sostanzialmente una pagina piena di grafici colorati. Che cosa ho fatto per arrivare a questa pagina? Ho semplicemente richiamato attraverso un browser qualsiasi, nel mio caso il Microsoft Edge, ma qualsiasi browser può utilizzare può richiamare la pagina appowerbi.com attraverso la propria autenticazione con il login aziendale. Questo cosa vuol dire? Due cose. Intanto che si tratta di analisi assolutamente immediatamente accessibili attraverso una semplice autenticazione a una pagina web. D'altro canto sono anche autenticazioni sicure, quindi sono dati sensibili e che rimangono protetti in questo senso. Quindi solo gli utenti autorizzati hanno accesso a queste visualizzazioni. E qui da questo lato della pagina vediamo una serie di titoli, sono nel nostro caso in italiano e in tedesco. Qui in alto c'è un BI Infomines Standard Reports. Allora, questo è una sorta di raccoglitore delle statistiche, delle analisi che Infomines ha elaborato in una formula standard per i propri clienti. Quindi questo raccoglitore, che è la Power BI App, contiene una serie di titoli. Ogni titolo è un report e io partirei da quello sulla paper page contratti. Al di sotto di questo titolo troviamo delle altre voci, ciascuna delle quali va a richiamare una nuova pagina. Okay, quindi questo è tanto per dare un'idea di come si accede, come compaiono magicamente queste informazioni. Compaiono attraverso il collegamento ad un portale, al portale Microsoft Power BI. Ora navigheremo insieme alcune di queste informazioni, non mi dilungherò su tutti i dettagli dello strumento né sulla specifica tecnica di ciascun indicatore. L'obiettivo è proprio quello di darvi una panoramica su alcune risposte chiave che abbiamo. Come dire, che abbiamo classificato, abbiamo collezionato per voi all'interno di queste analisi e di darvi quindi condividere con voi la sensibilità che abbiamo utilizzato per metterci un po' nei vostri panni per quanto riguarda la gestione degli indicatori chiave. Quindi adesso cederei di nuovo la parola a Roberto. Abbiamo appunto pensato a una formula interattiva in cui Roberto mi Pongo delle porterà delle domande. domande in modo che io possa per punti saltare da una parte all'altra di questo report e trovare le risposte, in modo esemplificativo, chiaramente. Prego, Roberto. Perfetto, Antonella, ti ringrazio. Infatti, una delle prime domande che solitamente ci vengono poste è proprio questa, cioè qual è la redditività contratti dei miei clienti principali? Ok, allora qui chiaramente molti degli ascoltatori oggi sapranno già quali sono i loro clienti principali, cioè i clienti storici, i clienti con i quali hanno il maggior numero di contratti attivi, di macchine in campo, eccetera. La domanda è più sottile ed è: ok, ho questi clienti, come riesco a monitorare la redditività?
Allora, io parto adesso da questa schermata con diverse tabelle. Guardiamo la tabella in alto. La tabella si chiama margine per cliente. Allora, intanto potrei ordinare questa tabella per una serie di per ciascuna di queste colonnine. E adesso noi qui troviamo customer e un numero. Chiaramente questi sono dati resi random e anonimi per un'azienda per la nostra azienda demo. Immaginate qui di avere proprio il codice del vostro cliente e la denominazione con il quale voi lo riconoscete. È possibile ordinare i clienti per fatturato e vedrete chiaramente nella lista, nelle primissime posizioni, i clienti che probabilmente vi aspettate. Quindi quelli che conoscete, con cui fate maggior business. Adesso però andiamo a guardare qualche dettaglio. Allora io seleziono il primo cliente e intanto vedo che la pagina ha reagito modificando una serie di calcoli e di visualizzazioni. Quindi sia i numeri di questi indicatori si sono adattati che proprio l'elenco presente all'interno di ciascuna tabella. Cliccare sul selezionare questo cliente ha funzionato da filtro. Io quindi sulla destra, per esempio, vedo tutti i contratti che sono attivi su quel cliente. Qui quando parliamo di contratto principale intendiamo un contratto cumulativo laddove presente e al di sotto di questo possiamo andare a vedere i vari contratti singoli che lo compongono. Okay. Se invece è presente un semplice contratto singolo, lo vedremo qui elencato. Allora è anche possibile, poi in basso vediamo invece le macchine attive per quei contratti e raggruppate anche per produttore modello qui sulla destra. Adesso immaginiamo di voler andare più in dettaglio, quindi andiamo sul contratto con la minore redditività e adesso utilizzo queste funzioni di navigazione. Scegli un elemento, un contratto l'ho già scelto, e una pagina di destinazione. Adesso scelgo la pagina dei dettagli per contratto e vado su questo simbolino, su questo bottone con il background verdino e vado ad aprire una pagina nella quale effettivamente io ho selezionato quel cliente, quel contratto pool cumulativo e poi all'interno ho l'elenco dei contatti che ne fanno parte con la loro data, il loro periodo di validità dall'inizio alla fine e tutte le macchine ad essi collegate. È possibile andare ancora in dettaglio perché all'interno per ogni macchina possiamo andare a vedere quante pagine sono state stampate, la gestione dei toner, eccetera, ma utile è anche andare a guardare proprio, parlavamo di redditività, quindi torniamo sui costi. Allora qui abbiamo una tabella che ci offre la possibilità di vedere per ogni macchina costo fatturato e margine, anche la quantità, e questa informazione è immediatamente interrogabile anche per tipo di articolo, quindi il primo numero e il numero seriale. Queste classificazioni in eretto sono i nostri tipi di articoli. Nella nostra azienda li abbiamo suddivisi in questo modo e al di sotto ancora il singolo articolo. Quindi sostanzialmente abbiamo preso le varie, questo strumento cosa fa? Va a considerare tutti i costi e la fatturazione collegata a ciascun contratto, a ciascuna macchina per quel cliente e ne fa un aggregato, ci offre una soluzione quindi sia di dettaglio fino ad arrivare al singolo articolo che di aggregazione, cosa che solitamente in un gestionale diventa molto più dispendiosa in termini sia di tempo che di impegno per arrivare al risultato finale. Antonella, la mia azienda raggiunge un buon customer retail, come posso controllarlo? Allora, qui possiamo andare a dare un'occhiata alla prima pagina di questo report che ci dà una panoramica dei contratti attivi e dei clienti attivi. Allora, guardiamo per esempio questi grafici qui sulla destra. Il primo ci dà proprio andamento nel tempo dei contratti validi. Cosa si va a guardare quindi in dettaglio? Per ogni trimestre, lo leggiamo qui passando con il mouse sul grafico, si va a vedere quanti contratti erano in corso di validità in quel determinato momento. E chiaramente la curva già visivamente ci dà un'idea di un calo, ma attenzione, qui stiamo andando fino alla fine del 2022,
Questo vuol dire che ho dei contratti che saranno ancora attivi durante l'anno, ma che dovrei andare a rimpiazzare con dei contratti nuovi. L'andamento dei clienti attivi segue una curva molto analoga. Ok, sulla destra poi, su queste pagine abbiamo strutturato generalmente le informazioni in modo da avere sia sul bordino della destra che in alto, qui in questi riquadri in alto, delle informazioni che vanno a riassumere l'andamento dei grafici. Per esempio qui sulla destra trovo il numero totale di contratti validi per questo periodo e la variazione trimestrale. Adesso proviamo invece a vedere effettivamente fino ad oggi qual è questo andamento, quindi se c'è una crescita o una decrescita. Quindi vado a considerare effettivamente, vado ad escludere diciamo i trimestri del 2022 a seguire. Ho utilizzato questo filtro che si trova nel pannello a scomparsa, il pannello dei filtri, basta utilizzare un clic. Bene, questi numeri sono già più rassicuranti, quindi nel mio caso posso dire che sebbene ci sia nell'ultimo trimestre un calo di contratti e di clienti, io ho comunque una crescita media trimestrale negli ultimi 3 anni positiva. E questo può essere sicuramente un dato utile. Un'altra cosa che posso andare a guardare è per esempio come lavorano i miei agenti. Allora adesso guardo questa tabellina qui in basso a sinistra, metto in evidenza, ok, questa tabellina mi dice per ogni agente a quanti contratti sta lavorando e qual è il fatturato nel periodo selezionato, ok? Al di sotto di questa informazione trovo il singolo contratto, trovo il contratto cumulativo fino ad arrivare al singolo contratto. Beh, se io volessi vedere quali sono i clienti e con quanti clienti ciascun agente lavora, potrei ancora andare ad interrogare questa struttura dati che sta alla base di queste visualizzazioni e per esempio aggiungere qui la riga del cliente richiamando questo campo, questa informazione dalla struttura dati. E in questo caso poi posso modificarlo, è molto intuitivo con un drag and drop del mouse. Allora io avrò per i vari agenti anche non solo il numero di contratti, ma i singoli clienti con i quali sta lavorando. Quindi soprattutto nei risultati meno significativi, meno positivi, posso andare a vedere come stanno lavorando i singoli agenti. Come sono distribuiti, Antonella, i costi che la mia azienda sostiene? Ecco, questo è anche un tema caldo. Allora, andiamo su un altro punto di programma. E vi mostro questo diagramma che c'è qui in alto sulla destra, un diagramma a torta che ci dice la distribuzione di costi per cosa. Se vado a navigare con il mouse, leggo esattamente l'indicazione del dato che è contenuto in quello spicchio di torta. Ok, per il tipo articolo 10, quindi Professional Services, abbiamo detto questa è la mia classificazione articoli, ho determinati costi che in percentuale mi vanno a determinare il 20% dei costi complessivi. Potrei anche decidere di andare in dettaglio, per esempio la voce dei consumabili è per me la voce di maggiore rilevanza da questo punto di vista e potrei quindi decidere di andare ad analizzare più in dettaglio questa voce anche numericamente. C'è anche la possibilità di filtrare, adesso torno alla visualizzazione iniziale, c'è anche la possibilità di interrogare i costi in base alla tipologia di contratto. Per esempio, se nella tabellina in basso seleziono questi 01, tipo 01, tipo 2, tipo 3, sono le tipologie di contratto che io utilizzo nell'azienda demo. Quindi posso andare a selezionare il tipo 1, oppure il tipo 2, oppure il tipo 3 e vedere che sia i valori della pagina, cioè i numeri della pagina, sia il grafico, si adatta evidenziando la parte colorata. Adesso sto ancora elaborando la richiesta, quindi ecco qui, adesso sul tipo 3 ho questa porzione di costi. Nell'analisi è presente una valutazione di forecasting?
Allora, qui sulla previsione del fatturato abbiamo considerato una valutazione relativa ai canoni fissi. Okay? Quindi su questa pagina, per esempio, andiamo a considerare chiaramente almeno l'anno in corso che è da poco cominciato. Allora, il grafico in alto a sinistra vediamo una riga continua, che è una linea continua che ci dà il fatturato più la previsione, un fatturato progressivo più la previsione. E vedete poi questa linea tratteggiata che dal febbraio del 2022 in avanti rimane costante. Cosa vuol dire? Quel pezzettino che manca per arrivare alla linea piena è chiaramente la mia previsione di fatturato basata su canoni fissi. Per vederla un po' più in dettaglio possiamo guardare il grafico che c'è qui sulla destra. Questo grafico mostra per ogni mese una colonnina grigia che è la previsione e la colonnina verde che è il fatturato effettivo. Okay, quindi nel febbraio 2022 io ho ancora una piccolissima quota di fatturato effettivo e un certo 34.000 euro di fatturato previsto da canone. E questa linea tratteggiata in giallo è il fatturato dell'anno precedente. In questo caso potremmo quasi considerarlo come un target o comunque come un termine di confronto. Okay? Quindi vorrebbe dire che potrei raggiungere, che posso valutare quanto mi manca per raggiungere almeno il risultato dell'anno precedente. Chiaramente queste sono due visualizzazioni abbastanza generiche, quindi per mese, quindi da un andamento nel tempo della previsione, ma poi in basso troviamo questo dato che viene reso più dettagliato relativamente sia al cliente che al tipo articolo. Quindi anche qui è possibile, per esempio, fare un ordinamento e valutare su quali clienti abbiamo la previsione maggiore. E, Antonella, su Radix noi abbiamo la possibilità attraverso i KPI o attraverso le liste di verificare quelle che sono le macchine praticamente in utilizzo presso i miei clienti. E attraverso questo strumento cosa e come posso vederle? Allora, sì, un'altra delle analisi che adesso andiamo a presentare è proprio quella sul parco macchine. Qui adesso ho richiamato questa pagina che fa un'analisi delle machine in field. Ok? Allora, per esempio, vado sempre per spot, vado sempre ad evidenziare una piccola parte perché sarebbe troppo densa l'informazione parlando di tutto. Guardiamo l'evoluzione delle machine in field. Qui c'è scritto per produttore, ma in realtà a me basta anche guardare soltanto il profilo delle due curve, dei due colori, quindi il profilo più alto, per vedere l'andamento nel tempo. Quindi vedo sicuramente che la mia azienda è cresciuta, che le macchine attive negli ultimi anni sono andate ad aumentare il numero. Chiaramente questa è la storia delle macchine che ho in campo e poi in alto vedo una serie di indicatori, per esempio il numero complessivo di macchine oggi in campo, in utilizzo, quelle con monitoraggio in percentuale, in numero assoluto, ovviamente con e senza, e poi anche quelle con o senza contratto. Quindi riesco ad avere una discreta panoramica anche del numero attuale. Inoltre, qui guardiamo in questa pagina abbiamo spesso l'indicazione del produttore. Come abbiamo visto prima, qui in questo grafico i due colori si riferiscono ai due produttori con i quali la mia azienda lavora. E se vado a cliccare su questo grafico, per esempio quello predominante per me, riesco a ottenere anche una valutazione delle pagine stampate, dei cambi toner mesi attuali, insomma riesco ad avere una serie di indicazioni filtrate interattivamente per quello specifico produttore. Ecco, di conseguenza, Antonella, con quali modelli, cioè posso vedere con quali modelli realizzo il maggior profitto?
Sì, allora qui lasciamo momentaneamente questa analisi principalmente di conteggio, principalmente numerica, allora, e andiamo invece a dedicarci all'analisi dell'immagine. Allora, intanto un'idea complessiva di quanto stiamo guadagnando ce l'abbiamo da questo grafico che c'è qui in alto a sinistra. Allora, il 2022 è appena iniziato, quindi per una semplicità di visualizzazione vado a considerare l'anno che si è concluso da poco. Ok. Allora, intanto un andamento generale, dicevamo nel tempo, ce l'abbiamo da un grafico come quello che stiamo evidenziando adesso. Ok? Quindi ho una curva nera per il margine dell'anno 2021 paragonata a quella verdina dell'anno precedente. E questo dato viene analizzato un pochino più in dettaglio per produttore, come dicevamo, attraverso il grafico in basso. Quindi qui sotto abbiamo questi pallini, sono come fossero degli istogrammi, quindi la loro altezza ci indica sostanzialmente il valore migliore o peggiore per il margine, e qui sono divisi per produttori. Questo dettaglio lo troviamo ancora di più, meglio esplicitato su una pagina di questo tipo. Allora, nel grafico, per esempio, in alto a sinistra vediamo i costi, il fatturato e il margine per singolo produttore. Okay, quindi la colonnina rossa ci dà l'idea dei costi, il fatturato e la colonnina verde, la linea tratteggiata gialla ci dice, okay, su quel fatturato quanto abbiamo guadagnato, e si riferisce chiaramente alle percentuali di destra. Un dettaglio ancora maggiore, se noi vogliamo parlare invece che di produttore e di modello, possiamo andarlo a ricavare dal grafico in basso, per esempio. Allora, abbiamo visto che su Xerox lavoriamo tanto, guadagniamo anche tanto, andiamo a vedere più quantitativamente nel dettaglio, quindi vado ad espandere, ad andare in dettaglio su questa informazione per questo produttore e trovo quindi il valore del margine percentuale splittato per modello. Non ultima è l'osservazione rispetto a una possibilità di interrogare direttamente il set di dati. E troviamo qui sulla destra alcuni tool, come dire, di interazione intelligente, dei cenni di come interagire, interazione intelligente dello strumento, intendo chiaramente, come lo strumento può darci dei suggerimenti. Lo strumento ci dà dei suggerimenti in quanto ci mostra determinate domande alle quali può immediatamente fornire risposta. Se per esempio cliccassi sulla prima, vedrei già una visualizzazione di questo tipo, ma addirittura ci dà la possibilità di interrogarlo in modo interattivo e dinamico. Quindi io potrei scegliere, non so, parlavamo di modelli, i migliori 5 modelli per margine, per esempio. Vado a scegliere questa domandina che ha delle parole chiave chiaramente in inglese e poi vedo la visualizzazione che mi serve. Oppure potrei dire semplicemente fammi vedere i clienti oppure i numeri seriali con i quali guadagno meglio di più o con i quali ho più costi eventualmente. Possiamo vedere, qual è il volume di pagine stampate in media per produttore piuttosto che per modello, Antonella? Sì, un cenno l'avevamo visto nella primissima pagina, il volume di pagine stampate. Qui in realtà vediamo anche in questo caso vediamo l'andamento nel tempo, come sta sviluppandosi il mio business in termini di volume di pagine. Lo vedo proprio qui, con un andamento delle colonnine, i due colori stanno per bianco, nero, pagine a colori, e vedo lo sviluppo negli anni. Volendo posso anche andare in dettaglio. Queste funzioni sono attive su vari diagrammi e su varie tabelle, ok? Quindi posso andare in un dettaglio di trimestre, posso andare in un andamento mensile per l'anno che ho selezionato. Questo per quanto riguarda
un po' l'andamento generico, quindi aggregando tutte le macchine in campo storicamente avute. Per quanto riguarda invece un dettaglio più specifico, quindi voglio andare sul modello oppure voglio andare sul numero seriale, ho richiamato adesso questa pagina di dettaglio per numero seriale. Allora, qui per esempio vediamo in questa tabellina i modelli delle varie stampanti con le quali stiamo lavorando. La prima colonnina è quella delle pagine stampate. Potrei ordinarla e andare poi a selezionare uno di questi modelli e vedere anche altri avere anche un'idea di altri indicatori per ogni singola macchina che fa parte di questo modello. Per esempio, per numero seriale posso guardare l'average copy volume, posso guardare per ogni singola macchina le pagine stampate, mi sto riferendo a questa tabellina qui sulla destra. Ciascun elemento poi può essere ingrandito chiaramente per una visualizzazione più comoda. E poi posso andare a vedere anche per ciascuna macchina non solo quanto stampato, ma anche appunto avere una valutazione sul cambio toner, sul livello di copertura e sul livello del toner al momento del cambio. E qui ho anche un'indicazione di pagine medie stampate per toner. Quindi posso avere queste informazioni sia in termini generici, in termini globali, per così dire, per avere un'idea di quanto stiamo stampando, ma posso averla anche proprio in dettaglio sulla singola macchina. Direi che a questo punto, Roberto, ci dedichiamo a qualche curiosità sull'area del service management. Perfetto. Ok, allora per quanto riguarda il service management, diciamo che le domande diciamo più particolari sono come sono distribuite per esempio le ore di lavoro e le ore fatturate per team, per collaboratori, piuttosto che per attività. Sì, allora, intanto cosa intendiamo come ore effettive per rispondere alla tua domanda? Le ore di lavoro dei vari collaboratori, ok? Lo vediamo qui, la domanda che mi poni si riferisce a quello che qui in questa analisi BI si chiama ore effettive. Poi ci sono le ore fatturate su quelle effettive e la percentuale, ok? Quindi ho evidenziato intanto con il mouse le tre colonnine di cui stiamo parlando. Chiaramente vedete che ci sono molte più informazioni. Potrei decidere di ordinare queste colonnine, le ore effettive per esempio, piuttosto che le ore fatturate, per team. Qui sulla destra ho il team di appartenenza, il team di lavoro, ho il singolo collaboratore e una serie di altri dettagli fino ad arrivare al tipo di attività a cui si è dedicato, fino ad arrivare alla singola attività, quindi per un controllo poi capillare eventualmente. Quindi qui riesco a vedere, anche selezionando per esempio uno di questi team, il grafico sotto mi mostra l'andamento delle ore effettive, l'andamento delle ore fatturate, vedete quelle parti che rimangono evidenziate di un colore più acceso, e con il tooltip, passandoci con il mouse, io riesco anche a leggere l'andamento nel tempo di quei KPI. La righina gialla in questo caso mi dà, la percentuale. Quindi quello che leggiamo qua in alto è un valore di percentuale media nel periodo di tempo che si riferisce chiaramente, che viene espresso più in dettaglio con questa linea gialla tratteggiata. Ora, analogamente, con una struttura abbastanza simile, siamo andati a presentare la suddivisione di questi indicatori chiave anche per tipo di attività, per esempio, o per attività stessa. Quindi all'interno, quando vediamo qui dei più e delle tabelle, dobbiamo sempre immaginare che adesso stiamo dando un overview, una panoramica globale, ma chiaramente all'interno di queste informazioni si può andare fino ad un dettaglio per il singolo ticket o per la singola attività. Antonella, Prego. qual è la fatturazione extra contratto o per tipo di contratto? Come la gestiamo? Sì, qui parliamo di una suddivisione ancora di indicatori per tipo contratto. Qui, per esempio, guardiamo questa tabellina in alto. Allora, cioè il tipo di contratto vuoto vuol dire che stiamo guardando tutto ciò che non è collegato a nessun contratto. E poi ci sono
le varie tipologie, come abbiamo già visto prima, per me nella mia azienda il contatto di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3 sono collegati a un certo numero di ticket e a determinate ore effettive o fatturate. Ora, la bontà o meno di questo numero dipenderà da qual è il tipo di contratto e da qual è il singolo contratto, ok? Chiaramente adesso stiamo dando degli esempi basati su queste classificazioni che ci dicono poco, ma il senso è collegarle alla singola, collegare questa fatturazione, questo numero di attività e di ticket alla tipologia di contratto specifica. Come spesso abbiamo visto finora, abbiamo una visualizzazione di tipo tabellare, abbiamo anche una visualizzazione più immediata, come questo diagramma a torta, per esempio, dove scorrendo con il mouse ritrovo il numero di tickets, per esempio in questo caso parliamo di numero di tickets con la percentuale per tipo di contratto, ma nulla vieta che io potrei andare a personalizzare questa tortina, anziché vedere il numero di tickets, potrei mostrare per esempio una di queste voci che vedo qui nelle colonnine della tabella. Questo l'abbiamo già visto, è una funzione che è attiva e ci permette di interagire di interrogare proprio il set di dati in maniera personalizzata. E quanto siamo bravi a reagire sulle segnalazioni dei nostri clienti, Antonella? Allora, su questa domanda potremo parlare abbondantemente, vi do qualche cenno. Allora, intanto questa prima schermata ci mostra come si distribuiscono i tickets per CRT, CRT è il call response time, ok? Quindi il tempo che intercorre tra una segnalazione di un cliente e la nostra prima reazione, solitamente l'apertura di un ticket. Allora, anche in questo caso la pagina è densa di informazioni, ma che cosa vogliamo evidenziare così in maniera semplice? Vogliamo dire che, per esempio, il 41% dei miei ticket, dei ticket che arrivano da una segnalazione, riceve una prima reazione in meno di un'ora. Il 14% tra 1 e 2 ore, questi A e B sono dei raggruppamenti dei tempi di reazione che abbiamo, che proponiamo di default, chiaramente personalizzabili poi, e via di seguito, quindi fino a un 22% per i ticket che ricevono la risposta più tardiva. Chiaramente poi qui posso andare in dettaglio per mese, ma non è questo adesso la cosa più interessante. La cosa interessante è che queste informazioni ce le abbiamo graficamente anche nella parte di destra della pagina. Quindi qui vedo subito che c'è una fascetta verde che mi dà l'andamento del dato migliore, cioè della risposta più rapida, e c'è una fascetta di colore rosso che invece quando si amplia mi deve destare un certo stato di allerta. Altri indicatori sulla nostra capacità di rispondere alle richieste dei clienti possono essere le segnalazioni alle quali ancora non abbiamo dato risposta. E in questo senso abbiamo proposto un'analisi sia per i tickets aperti che per le chiamate ancora aperte. Qui per esempio sui tickets abbiamo un certo numero, non c'è nessun filtro, okay? Tutto ciò che è rimasto senza risposta. Però c'è la possibilità di esplorare anche questo dato secondo diverse informazioni, come per esempio secondo la priorità. Quindi potrei dire, ok, in questo momento la cosa che mi preoccupa di più era una priorità molto alta alla quale ancora non siamo stati in grado di reagire in maniera definitiva. E quindi posso andare poi in dettaglio nel team di assegnazione di questo ticket, ma anche nel ticket stesso, andare a vedere quali sono quindi proprio le criticità del lavoro dei miei collaboratori. Analogamente avremo un'analisi per le call. Secondo te possiamo, cioè secondo te sicuramente, ma possiamo analizzare quali modelli di macchine ci richiedono maggiori interventi? Sì, anche qui abbiamo una serie di punti da cui prendere questa risposta. Mostro brevemente quello che ci dice su quali macchine abbiamo dovuto fare degli interventi ripetuti in un arco definito di tempo. In questo caso stiamo parlando di 14 giorni. Allora, guardiamo un attimo qui. In basso io ho dei produttori
il produttore con cui lavoro di più, con cui ho il maggior numero di interventi ripetuti, ok, e qui una serie di modelli. Allora, raggruppare un attimino per modello. Quindi qui vedo i modelli sui quali siamo stati costretti a fare più di un intervento. Okay? Per esempio, vado a selezionare il primo e interattivamente la pagina mi propone nella tabella in alto i dettagli per quel modello di macchina. Quindi all'interno di questa tabellina in alto io posso andare a vedere che cosa c'è. Non solo chi ci ha lavorato come collaboratore, ma qual era il cliente e quando è stato fatto l'intervento. Adesso mi fermerei su questa parte, Roberto, per dare ai nostri ascoltatori e partecipanti un'idea anche di una novità che esula dal mondo della stampa gestita, ma che in realtà è molto di più ampio respiro, di più ampio interesse. Ne abbiamo parlato appunto in apertura, no? È uno dei nuovi template che abbiamo realizzato, corretto? Esatto. Si tratta di indicatori che offrono non soltanto un'analisi di bilancio, ma anche proprio degli indicatori finanziari. Quindi, come primissima analisi, offriamo la possibilità di andare a guardare il bilancio sia per il conto economico che per lo stato patrimoniale, dalle voci in macro di raggruppamento fino al singolo conto. Okay. E questi sono dati che vengono, come dire, anche questi immediatamente fruibili per chi è abituato a lavorare con il gestionale, sa che ci sono dei tempi generalmente di ricalcolo di questi indicatori che non sono sempre da sottovalutare. E in questo caso, anche per lo stato patrimoniale, quindi riusciamo ad arrivare dalle voci di raggruppamento fino al singolo conto in tempo reale praticamente. Poi ci sono degli indicatori che sono raggruppati per area tematica, quindi abbiamo degli indicatori di liquidità, degli indicatori di indici, diciamo così, degli indici di successo della mia azienda e qui vado a scalare dal valore della produzione, fino all'utile, quindi attraverso i vari step di calcolo della marginalità. Abbiamo gli indici di redditività, il return on assets, per esempio, il return on investment, e per chi fosse poco familiare, non con il concetto, ma con le abbreviazioni, abbiamo comunque fornito all'interno del report un supporto come quello che vedete adesso. Poi ci sono degli indici per collaboratore, quindi non soltanto il numero e l'evoluzione, ma anche i ricavi e i costi, e poi degli indici di rotazione, cosiddetti di rotazione, che più comunemente vengono denominati come appunto i giorni di dilazione concessi ai clienti, i giorni ottenuti da fornitori, giacenza magazzino e durata del ciclo monetario. Infine ci sono degli indici di solidità, ovvero quelli che vanno a relazionarsi al patrimonio netto, ma anche detto equity, quindi per esempio il rapporto debito equity o il debit sugli oneri finanziari. Chiaramente questi sono alcuni questo è il contenuto che diamo come proposta standard, chiaramente, ma c'è la possibilità poi di personalizzare, soprattutto per quanto riguarda l'ultima pagina che vi avevo mostrato, quello sulla solidità. Ci sono delle declinazioni di alcuni indicatori finanziari che possono essere più specifici per un determinato settore, per una determinata azienda, quindi c'è sempre un margine di personalizzazione di questa proposta standard. A questa proposta andrà ad aggiungersi ancora un'analisi, una pagina, che sarà quella relativa agli indicatori di crisi d'impresa, che diventerà cruciale a partire da maggio del 2022. Quindi ci stiamo ancora lavorando sulla base delle ultime evoluzioni in termini di normative e stiamo adeguando quindi questa analisi proprio a quelle indicazioni. E non ultimo, cenno a qualche integrazione che abbiamo fatto per quanto riguarda l'analisi del fatturato. Per chi non ci conoscesse, abbiamo appunto un report standard che riguarda gli indicatori di fatturato e margine e questi sono poi declinati sia nell'analisi per cliente che nell'analisi per articolo. E
Si passa anche qui da una visualizzazione grafica, colorata, se vogliamo anche densa per chi la guarda la prima volta, ad una visualizzazione di tipo più classico, quindi attraverso un click, attraverso un bottone, un link, riusciamo ad arrivare a un dato di dettaglio. A questa analisi che qualcuno di chi ci ascolta conosce, abbiamo aggiunto degli strumenti di facilitazione dell'interpretazione del dato. Per chi avesse magari meno dimestichezza con questo tipo di visualizzazioni. Quindi abbiamo inserito delle leggende che ci illustrano il grafico, che ci spiegano come funziona, e abbiamo anche inserito a volte dei tooltip, cioè degli strumenti di aiuto che leggono il dato per noi. Quindi vanno proprio a richiamare, in questo caso puntino per puntino, i valori che ci servono per capire la bontà di quell'indicatore o meno. Con questo io mi sentirei, Roberto, di concludere e lasciare spazio alle domande dei partecipanti. Le domande. Anche. Grazie Antonella, grazie mille per l'esposizione, molto molto chiara, molto esaustiva. Domande ne sono arrivate diverse, alle quali hai già risposto, perché chi chiedeva appunto se esistano delle statistiche contabili sulla parte delle vendite, lo hai appena fatto vedere. Qualcuno mi chiede se sembra uno strumento molto utile, è difficile da implementare? Allora, implementare, ora vi ho dato qualche esempio di alcune modifiche che può fare l'utente finale, cioè quello di andare qui sul pulsantino del personalizza e aggiungere delle informazioni. Ora siamo su una tabella, qui è possibile anche cambiare il tipo di visualizzazione e anziché una tabella scegliere un altro formato. Quindi questa parte è molto interattiva, è studiata proprio perché sia facile da usare per gli utenti finali. L'implementazione che c'è dietro è un processo apparentemente semplice, ma di fatto che consta di vari step anche tecnici, e in quello noi offriamo il nostro supporto, quindi per tutto quello che riguarda l'ETL, cioè l'estrazione e la rielaborazione dei dati dal gestionale alla visualizzazione BI, lì Infomines mette il suo know-how dei dati di partenza, il know-how in termini di business intelligence per darvi un prodotto, tra virgolette, pronto. Quindi c'è una parte puramente tecnica dove noi diamo un supporto fondamentale ai nostri clienti. Se poi qualcuno fosse interessato a diventare un designer, un progettista di questa soluzione BI, anche lì non è difficile, ma possiamo offrire un aiuto perché l'utente finale possa poi modificare queste analisi a proprio piacimento, quello sicuramente. Non so se per implementazione intendevamo un po' un quadro generale di tutto il processo. Probabilmente. Immagino di sì. Bene, io altre domande non ne vedo, quindi per quanto mi riguarda si potrebbe chiudere questa sessione. Vorrei comunque ricordarvi che la registrazione di questo webinar verrà pubblicata sul nostro canale YouTube, appunto infomind.eu, la potete ritrovare e consultare. E niente, vi do appuntamento al prossimo evento che vi verrà comunicato attraverso i soliti canali tradizionali di InfoMinds. Io ringrazio Antonella, ringrazio Veronica, Nicola e buona giornata a tutti allora. Grazie. Grazie e buona giornata.